Momenti di paura al comprensorio scolastico Anna Frank in via Cavagnolo a Torino. I vigili del fuoco hanno segnalato una fuga di gas che ha fatto scattare l'immediata evacuazione di 270 bambini della scuola elementare. Un'evacuazione tempestiva e veloce al punto che qualche genitore si sarebbe lamentato di non essere stato avvisato per tempo del fatto. Con l'intervento della squadra speciale per emergenze chimiche e biologiche dei vigili del fuoco, assieme alla polizia e tecnici Italgas, si è potuto verificare che la perdita fortunatamente non era di grave entità. Abbiamo fatto queste verifiche del caso, l'Italgas ha trovato una perdita in un condotto che portava al complesso, una tubatura interna nell'asfalto. Adesso per adesso è tutto in sicurezza perché chiudendo la valvola generale del contatore è a posto. Adesso stanno provvedendo alla riparazione e poi a consentire di nuovo l'afflusso del gas e quindi avere il riscaldamento, perché adesso ovviamente il complesso non c'è riscaldamento. Però l'avete evacuata? Temporaneamente sì, in attesa di che appunto si riuscisse a intercettare e capire dove era il punto esatto della perdita. Domani sarà aperta? Sì, sì, sicuramente sì. Penso adesso sì. Adesso l'Italgas hanno, mal che vada, proprio mal che vada, non hanno il freddo perché comunque il contatore è chiuso. Sì.